Buonasera ragazzi e ben ritrovati con un nuovo video su Quiz di Logica. Oggi andremo a vedere 5 esercizi che mi ha mandato Gabri per un concorso in Polizia Municipale. Allora, partiamo dalla domanda numero 1. Poi nei prossimi giorni vedremo altri video dello stesso genere che mi ha mandato sempre Gabri, così aiutiamo lui e nel frattempo aiutiamo altre persone o che vogliono provare a fare lo stesso concorso o altri concorsi simili, test d'ingresso, insomma, sono quiz abbastanza generici che valgono per una serie di cose diverse. Allora, vediamo subito la domanda numero 1, che ci dice che Cristina prepara dei dolci per una festa. Un nono sono crostate, 5 ventisettesimi sono pan di Spagna farciti e 38 sono bavaresi. Quanti dolci ha preparato in totale Cristina? Allora, la prima cosa da fare è, vediamo che appunto un nono sono crostate, 5 ventisettesimi sono pan di Spagna e 38 bavaresi. La prima cosa da fare, come dicevo, è quando ci sono delle frazioni, mettere lo stesso identico denominatore, così da capire di cosa stiamo parlando. In questo caso conviene, visto che per facilità, portare tutto a 27 sotto, quindi triplicando i valori. Chiaramente in matematica, se triplichiamo al denominatore, dobbiamo triplicare anche al numeratore. Un nono di fatto è la stessa identica cosa di dire 3 ventisettesimi. Quindi così sappiamo che le crostate rappresentano i 3 ventisettesimi, i pan di Spagna farciti i 5 ventisettesimi e il resto 38. Quindi togliendo per un istante le bavaresi abbiamo 3 più 5, 8 ventisettesimi che sono rappresentati dai primi due. E poi abbiamo 38 che di fatto è la differenza, quindi la differenza cos'è? 27 ventisettesimi il totale meno 8 ventisettesimi fa 19 ventisettesimi che di fatto sono le bavaresi. Quindi 38 rappresenta 19 ventisettesimi. Gli altri 8 ventisettesimi cosa saranno? Saranno se 19 rappresenta 38 e il doppio, a questo punto dovremo trovare anche il doppio di 8, quindi 16, e saranno la somma di pan di Spagna farciti e crostate. Quindi il totale sarà di fatto 38 più 16 che fa 54. Quindi nella fattispecie è questo il risultato corretto dell'esercizio. E basta, insomma. Poi la domanda numero 2 invece ci dice: per la funicolare di Borgo di Sopra sono disponibili anche i seguenti abbonamenti: mensile a 41,50, trimestrale a 108 euro, annuale a 410. Quanto risparmia mensilmente se si acquista l'abbonamento annuale rispetto a quello mensile? Allora, quello mensile vediamo che costa 41,50. Quello annuale è 410. La operazione da fare è 410 diviso 12, cioè acquistando l'abbonamento annuale e dividendolo per 12 abbiamo chiaramente l'importo mensile. 410 diviso 12 fa 34,17. Quindi qual è il risparmio? Facciamo 41,50 meno 34,17 che fa 7,33 euro. Quindi facendo l'annuale si risparmia ogni mese 7,33 euro. Poi ancora domanda numero 3. Due corpi iniziano nello stesso istante in modo rettilineo uniforme lungo la stessa retta, l'uno verso l'altro, distanti fra loro di 18 metri. Se uno procede ad una velocità di 0,5 metri al secondo e l'altro a 0,7, dopo quanti secondi si incontreranno?
Allora, quello che ripeto sempre quando ci sono questi esercizi è che due corpi che vanno nella stessa direzione, o scusate, non nella stessa direzione, ma uno incontro all'altro, è come dire un solo corpo che fa la somma delle loro velocità, perché chiaramente andando uno incontro all'altro, ognuno va verso l'altro, quindi la velocità si somma tra le due. Quindi è come dire che ogni secondo loro fanno 0,7 più 0,5 metri di avvicinamento, quindi 1,2. La distanza tra di loro è 18 metri, quindi facendo 18 diviso 1,2 troviamo il risultato di 15, che appunto è la nostra risposta. Se non si vuole fare questo calcolo, così questa divisione, semplicemente sommando 1,2 finché non si arriva a 18, si arriva allo stesso modo a 15, perché ad esempio 1,2 per 10 siamo già a 12, poi 13,2, 14,4, 15,6, 16,8 e poi 18, quindi 15. Poi ancora la domanda numero 4, quale dei seguenti numeri si eliminerebbe? Ci sono 5 numeri, quello da eliminare in questo caso non è un discorso di numeri primi, perché appunto non è quello il ragionamento che c'è dietro, però sono tutti numeri divisibili per 11 tranne 1, l'unico numero che non è divisibile per 11 è il 221, quindi questa è la risposta corretta, perché appunto tutti gli altri, 341, 231, 528 e 429, sono divisibili per 11, quindi siamo arrivati così alla risposta. Poi infine la domanda numero 5 ci viene chiesto di calcolare il numero il cui quadrato meno 9 è uguale a 216. Allora, il cui quadrato meno 9, quindi il quadrato di questo numero di fatto è come dire 9 più 216. 9 più 216 fa 225, quindi la radice quadrata di 225 altro non è che 15. Quindi al contrario, 15 al quadrato fa invece 225, quello togliamo perché è 15, non è 15 al quadrato, però per farvi capire, insomma. Quindi anche in questo caso la risposta corretta è la A, 15.